Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi un altro regalo per voi, perché è un altro video, sempre su Medieval Dynasty. Ve l'ho portato il giorno stesso dell'uscita. Questa settimana mi sto superando perché sto facendo video spessissimo, come anche la settimana scorsa dove c'è stato un video al giorno. Vediamo quanto riesco a reggere e quanto riuscite a seguire voi. Mi è stato detto che c'era un problema col ricarico della partita. Quindi vediamo, perché effettivamente se non carica potrebbe essere un problema. Già ho avuto problema con un altro gioco che avrete probabilmente visto stamattina. Allora, avvelenamento. Mangiando alcuni funghi, cibo marcio e frutti unripe, non so cosa vuol dire, causerà avvelenamento. Sarà fatale, va bene. Questa è la casa del crocevia che avevamo fatto. Mi mangio un po' le mani per non averla fatta lontana, ma anche se in realtà mi ricordavo di averla fatta più vicina. Invece qui non è malaccio, a dire la verità. Allora, devo mangiare. E qualcuno di voi mi ha chiesto anche quanto dura la giornata. E andremo a vedere, non ne ho onestamente idea. Allora, abbiamo l'hammer, abbiamo la carne essiccata. La mangiamo. Ne mangio un paio. Vediamo di quanto cura la fame. Abbastanza, dai. Allora, iniziamo a fare abbastanza piazza pulita qui della casa, in modo da ottenere un po' di legname per fare finire la nostra casa, che poi diventerà. Adesso qua purtroppo poi è caduta addosso pick up. Ok, raccogliamo i logs. Perfetto, possiamo abbattere anche questo? Boh, vabbè, intanto prendiamo questi stick che sono molto molto importanti. In alto a sinistra, poi non ve l'avevo detto la volta scorsa, si vede quello che si raccoglie. E l'acqua è un po' statica, a dire la verità. Se guardate il fiume, vabbè, cade. Ho visto giochi molto ma molto peggiori per quanto riguarda la caduta dei tronchi. Perché? A parte che questo fluttuava, però ho visto giochi dove il legno partiva in orbita, quindi mi ritengo fortunato. Allora, altro legname, altro legname, altro legname. Onestamente non so cosa sto facendo, nel senso che io sto prendendo un po' di legna. Siamo quasi carichi, quindi direi di prendere, impugnare il martello e iniziare log e stick. Quindi log 1, quindi direi che lo facciamo così, no? Ok, una parete fatta, seconda parete fatta. Ok, il log me lo mette subito, poi vedete che piazza ogni volta tutti gli stick necessari. Ma la porta me la metti? Sì. Vorrei iniziare con. Quando diventa verde, praticamente va a applicare. Ottimo. Semplificato, non troppo complesso. Però riusciamo forse a finirla, forse. Sì, al pelo. Riusciamo a finirla. No, non riusciamo a finirla. No, dobbiamo prendere altri logs. Altri, scusate, altri stick. Va bene. Questa è finita. No, mi manca il log, non gli stick. I log mi mancano. Niente, poi dobbiamo fare anche il tetto, quindi mi sa che dobbiamo abbattere altri alberi. Quindi rimpugniamo la nostra accetta e abbattiamo. Sarà un gameplay un po' così statico, perché staremo qui intorno alla casa. Poi magari vedremo se riusciamo a farci anche un'arma. Al momento latitano abbastanza le pietre. Allora, diciamo che se l'obiezione potrebbe essere quella non al multiplayer, diciamo che esistono giochi similari, totalmente multiplayer. Quindi, che non citerò qui per rispetto anche agli sviluppatori di questo gioco, però diciamo che esistono. Sono però l'opposto di questo. Voglio dire, qui ve lo giocate, ve lo gestite con i vostri tempi, con gli NPC, l'altro gioco, diciamo, ve lo gestite però tutto online, quindi non, senza eccessive vie di mezzo. Massivo o totalmente no. Allora, riprendiamo il martello e datemi un martello. Log, perfetto.
mettiamo gli ultimi stick che mancano e completiamo la casa per quanto riguarda le mura, perché poi... Ah, vediamo un po'. Questo è... Abbiamo preso degli stick. Ok, apriamo la porta. Ah, la porta non si apre. Cioè, nel Medioevo si spinge. Quindi spingere dovrebbe andare in entrambi i lati. Ok. No, qua mancava... Manca una parete, quindi la ultimiamo. Che poi tutto questo mi fa venire voglia di riprendere in mano anche House Flipper. Fatemi sapere se vi piacerebbe vedere un House Flipper approfondito. Ora, per il tetto... Non so che cosa serve. Straw, la paglia. Allora, ecco, il tutorial va avanti perché ci sono, come abbiamo già detto, anche le stagioni. Ci sono 4 stagioni, primavera, estate, autunno e inverno. Ma va. Le stagioni cambiano automaticamente dopo 3 giorni. Molte cose dipendono dalla stagione, incluso la semina e la raccolta, i tempi, i cereali, i vegetali, le verdure, insomma. E anche il tempo della disponibilità del cibo selvaggio, la selvaggina, o anche quello che è il bacche e funghi. Ci sono differenti temperature durante le varie stagioni, allora hai bisogno di vestirti giusto per le stagioni. Puoi dormire nel tuo letto o al fuoco tra le 7 di sera e le 7 di mattina. Dormendo al fuoco non recuperi vita, dormendo nel letto recuperi un pochino di vita. Questo è quello che ci dice la straw. Io non ho la minima idea di come fare a farla, però questo è il touch, che sarebbe una sorta di tetto da casa contadina. Wooden tile roof. Io faccio wooden roof, no? Mi chiede log, 7 log. Se io faccio questo invece, simple, questo, facciamo questo, tanto chiede uguale. Quindi ci serve i logs, ci chiede una marea di legno qua però. Sta già diventando sera, quindi ci vorrà un po'. Questa è metal wall. Riusciamo a farla subito, così completiamo anche questa. Sembra un cesto di vimini. Allora, dai, log 1. Niente, dobbiamo continuare ad abbattere alberi. Non abbiamo manco il letto, bisogna capire come si fa la paglia, ma la paglia immagino vada fatta coltivando. Adesso vediamo anche gli strumenti che possiamo fare, come possiamo proseguire. Però la nostra casa sta iniziando a prendere forma, mi dà una discreta soddisfazione. Bisognerà vedere dopo che cosa si può fare a livello di gestione della città, insomma. Quindi mi pare che voi siate interessati, alcuni di voi hanno già acquistato il gioco, saranno contenti gli sviluppatori che mi hanno dato fiducia. Però ecco, per chi magari è interessato ancora al titolo, posso dirgli che me lo giocherò un pochino prima di portarlo nuovamente in video, in modo da non annoiarvi, non tediarvi. Poi, a dir la verità, c'è una vocina dentro di me che mi dice: devi ricominciare a fare le live, anche se in realtà le live mi mettono un'ansia incredibile, mi trovo molto più a mio agio a fare, in modo del tutto antieconomico, fare video, però va bene. Voglio consigliare una cosa. Io non ho mai parlato molto di questo discorso, però lo voglio fare. Io ho visto, e ringrazio moltissimo, che ci sono delle persone che si abbonano costantemente ogni mese al canale per dare un sostegno, ed è il sostegno da 1,99€, che è il sostenitore, insomma, quello base. Voglio dire solo una cosa: se volete fare, vi va di fare una donazione, insomma, avete dei soldi, degli spiccioli in più e avete piacere, vi consiglio di farlo con il link Streamlabs che c'è sotto il video. C'è la donazione PayPal, vi spiego anche il perché. Perché la donazione PayPal vi dà ipotizziamo 1,99€, mi dà magari 1,20€, insomma, quello che è. Sono carico, carichissimo, non nel senso, cioè sono proprio fisicamente carico. Mentre la donazione di YouTube, di 1,99€ me ne arrivano 40 centesimi. Ma lo dico soprattutto per voi che avete piacere a dare questi 2 euro, insomma, vi va di dare un sostegno, che mi arrivano dopo 3 mesi e ne arrivano 40 centesimi, ecco, tutto lì. Non mi piace molto parlare di questi discorsi, però volevo darvela giusto così, come dritta.
benché comunque io non ho mai dato dei privilegi a chi si abbona o video in esclusiva, non l'ho mai fatto, insomma. Allora, intanto, questa... Aspetta, sono carico 47 kg su 35 massimo. Capitolo 1, mi serve la paglia. Ok, non avevo neanche, vi dico, preso dal gioco, non avevo manco guardato in alto a destra e la missione la sto già facendo per conto mio. Quindi devo assolutamente finire questa casa, ok, e fare il tetto. Quindi il tetto. No, non voglio fare quello, mannaggia te. Volevo fare un tetto normalissimo, ma la paglia, scusate, adesso io voglio andare a vedere crafting. Skin and knife, wooden spear, la torcia, firewood, log 1, ma non so cosa mi serve. Wooden hoe, possiamo farlo. Simple sack, il sacco, no, mi serve la pelle. Stone axe, building hammer, no, io voglio fare questa. Voglio vedere se riesco a coltivare con la zappa qualcosina. Anche perché... Ok, ho fatto la zappa. Andiamo a vedere se c'è. Wooden hoe. La mettiamo sul tasto 3. Perfetto. No, io vorrei... Mi dice di fare la paglia, ma io non ho intenzione di fare la paglia. Io voglio fare... Voglio fare il tetto in legno. A mio rischio e pericolo. Farò il tetto completamente diverso. No, adesso questo è uguale. Sì, mi consumo praticamente tutto il legname che ho fatto finora, però va bene. Allora, vediamo un attimo come funziona la coltivazione, perché c'è della gente su Steam che ha scritto che è buggata. Però non lo so, onestamente non capisco come si faccia a coltivare. Vediamo, holster premendo R, che cosa fa? E no, plow. E si consumano anche gli strumenti, quindi qua non si può coltivare. Vabbè. Allora, vediamo un attimo se possiamo craftare qualcos'altro. Building, crafting, skinning knife. No, a dire la verità non c'è nient'altro qua da fare. Cioè, mi sembra un crafting molto molto limitato. Vediamo se andiamo su altro. Furniture, traps, vediamo furniture. Possiamo fare un wash tub e il bersaglio. No, campfire. Campfire lo possiamo fare, lo piazziamo qua fuori, vicino alla strada, vicino al crocevia e lo accendiamo. Scusate, adesso, ok. E dormiamo, tenendo premuto, dormiamo fino al mattino. Ok, avremo sicuramente molta fame, infatti. Qua intanto è sotto il sole, un po' di nebbia, insomma. No, ma probabilmente è qua all'interno. Adesso vediamo. Mangiamo un po' di carne. No, scusate, ma inventario, dried meat. No, scusa, non me lo fai mangiare? Ah, FF, scusate, avevo sbagliato tasto. Ne mangio tre, mangio anche una mela e poi bevo l'acqua. Non mi ha curato più di tanto, per non dire la verità, la fame. Comunque, beviamo l'acqua del Medioevo. Che bello il fondale, però. Vabbè, allora voglio dare un'occhiata qui. Skills, abbiamo un punto. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Cosa possiamo prendere. Vediamo. Possiamo prendere questa che determina quanto bravo sei nel prenderti cura dei campi o degli animali. Boh. Survival knowledge. Vediamo un po' che cosa c'è qua che si può prendere. Questa. Più uno sulle skill di sopravvivenza. Più due. Ah, tolleranza è aumentata di 2 gradi alla temperatura e maggiore resistenza al veleno. Invece il crafting, le conoscenze base, più uno skill del crafting. Ma io inizio a prendermi questo, giusto così per... Vediamo se si può. Increase level. Non me lo fai fare? Ma l'ho già speso da qualche parte il punto. Ah no, sono alberi diversi. Posso prenderla solo in questa. Ok. Allora prendo...
Prendo. Voglio fare il minatore. La spendo. Ok, presa. Presa. No, voglio andare adesso a vedere se Technology. Ah, praticamente si può comprare la pala spendendo dei soldi? Boh, non so, lo stiamo esplorando insieme, quindi skills. No, management, voglio vedere se... No, no, animali, non ho niente, non so fare niente, non so craftare niente, non so assolutamente niente. E quindi completiamo la quest a questo punto. Mi sembra che gli alberi continuino a crescere vicino a casa, o sono alberi che continuo io a non vedere. Comunque, finiamo il tetto e almeno completiamo sta casa. La paglia, io non ho la minima idea di come fare a farla. Quindi, vabbè, abbiamo preso un po' di stick, un po' di log. Vediamo se riusciamo già a fare un'altra parte di tetto, così ce ne manca una sola, ma dubito. Log 1. No, mannaggia te. Voglio fare questo qui. Eh sì, no, non ce la faccio. Ne servono 4. Cioè, 3 ancora. Niente, andiamo avanti ad abbattere. Deforestiamo qua vicino alla al crocevia. Abbattiamo un albero, ne abbattiamo 3, magari. Così con il primo che abbiamo abbattuto. Cosa cacchio succede? No, ho avuto un attacco di non so cosa. Di stanchezza. Allora, map maple tree. Ok. Basta un colpo solo? No. Ok, due. Ok, prendi log, prendi anche gli stick. Dai, va bene, da bravo. Perfetto. Raccogli anche questo e poi diamo una botta anche a questo. Perfetto, prendi anche questo e abbattiamo il terzo albero, così almeno ci finiamo il tetto. Dobbiamo capire come fare i mobili e come sbloccare altri mobili perché non trovo dove craftare le cose, quindi magari andiamo in città e vediamo se abbiamo qualcosa che possiamo magari vendere per poterci fare due soldi e magari comprare qualcosa in città. Non lo so. Sono ancora una volta pesante. E quindi camminiamo così, guardandoci in giro. Ecco, magari rispetto a un Kingdom Come Deliverance ci sono meno suoni ambientali. Però dopo qualche ora dall'uscita del video che ho fatto vedo che comunque le recensioni su Steam sono buone, molto buone, quindi salvo qualche ribaltamento finale, direi che il gioco ha avuto un buon lancio e le mie impressioni sono condivise anche da altri. La cosa mi fa piacere. Allora adesso la casa mi chiede paglia, ma io la paglia non so dove farla, quindi io raccolgo anche le bacche, completiamo sto maledetto tetto. Ok, e ci siamo alleggeriti e completiamo anche l'ultimo tetto, che è questo. Tetto così. Bene, spero di non averlo fatto diverso. Vabbè, intanto. Ok, casa completata. Sì, sembrerebbe essere completamente diverso, un lato dall'altro, ma va bene. Dobbiamo fare la paglia adesso. Come fare la paglia? Qua entra in gioco la wiki, che mi permetterà di... Ah, ci sono i letti dentro. Mi ha già completato tutto. Ok, la casa finita è così. C'è il calderone dove cucinare. C'è il cesto dove depositare le cose. Molto interessante. La casa così è interessante. E andiamo magari in città. Ci facciamo due passi. Andiamo là in città. E vediamo. E vediamo. Qua sicuramente non è il luogo della vita. Però bello perché la casa comunque non l'abbiamo fatta in 2 secondi. E siamo riusciti a completarla con i primi mezzi del gioco. Diciamo che non sono tanti i giochi che mi piacciono in questo modo da subito, che mi invogliano a mettermi lì e fare. Quindi, buono.
Questo è un tavolo da lavoro, posso rubare. No, non è un tavolo da lavoro, ma va bene. Salve, scusate. Non... Questo era il luogo del... No. Boh, qua non c'è nessuno. Diamo un'occhiata in città se magari c'è qualcuno che vende qualcosa, ma sembrano morti tutti. È diventata una città fantasma? Possibile che non c'è più nessuno? No, qualcuno c'è ancora. Salve, mostrami le tue merci. Questo ve vende questa. Perfetto, ci costa 600 e noi 600 non li abbiamo perché ne abbiamo solo 50. Non possiamo neanche vendergli niente. Che cacchio vuoi vendergli? Gli stick? No, la carne? No, la scete sarebbe sì, la falce. La falce che ci serve per fare la paglia. Presumo, io vado a logica. Salve, ok. Posso comprare un'oca a 2000. E qua c'è il nido, la cuccia. No, vabbè, e niente, no, no. Non attacco nemmeno le oche perché potrebbe capitare come in Skyrim che veniamo... You scum! Che la guardia alle spalle arriva. Sale! Tu, bambino, vendi qualcosa? Do you have a minute? Sorry, ma mia mamma dice di non parlare agli sconosciuti. Va bene, mamma, allora parlo con lei. Voglio raccontarti qualcosa di bel. Voglio dirti qualcosa, bellissima donna. Sono maritata, va bene, e parlo col marito. Ehi, hai un minuto? Certo, bella giornata, non pensi? È abbastanza caldo, mi piace così. Va bene, abbiamo fatto più amicizia col marito. E la moglie è un po' così sulle sue. E buongiorno, Matilda. Baldovina. Amelia. Bellissima signora. Va bene. Lei vende qualcosa? No, non vende nulla. Andiamo via. E niente, no, mi sembra una città un po' smorta. Là vedo del bestiame. Qua c'è una porta diversa. Sembra... cosa c'è qui dentro? Niente. Niente, però rubare non mi sembra una brutta idea all'inizio. 5.000 la mucca. E allora il vaccaro è qui. Chissà che cosa venderà. No, non c'è. Va bene, altre oche. Scala. Qua c'è una tinozza. Dove in Kingdom ci si lavava. Lei vende qualcosa? Ah sì. Show me where your well. Ah, è quello che vendeva le uova. Va bene. Sua moglie vende qualcos'altro? No. No, ma sono le stesse di prima. Quindi sua moglie ci aveva rifiutato prima e ci rifiuta anche adesso. No, direi che siamo abbastanza messi male perché non c'è niente che possiamo fare qui. C'è il fuoco. C'è una signora seduta. Sto creando un nuovo insediamento e ho bisogno di buone persone che si uniscano a me. Posso chiederle? Ho sentito che tu stai costruendo una reputazione qui. Vai avanti e potrei considerare la tua proposta. Richiede 50. Io ho 50. Mi dice che sono troppo giovane per lei, ma non conta niente, signora. No, non ha consigli da darmi per la caccia. Un minuto, ho visto che... No, è una risposta no a tutto quello che gli domando. Allora, nuovi arrivati, residenti del tuo villaggio, per incoraggiare le persone a unirsi al tuo villaggio, hai bisogno di raggiungere il giusto ammontare di Dynasty Reputation. Puoi convincerli costruendo case per loro e prendendo le persone nell'area. Vabbè, sì, ok. Le persone hanno dei bisogni, possono aiutarti comunque a raccogliere più velocemente risorse, guardare gli animali, coltivare i campi, sviluppare la tecnologia e migliorare qualsiasi qualità della vita. Direi che questo gioco ha una profondità che doppia e triplica quella di un qualsiasi altro Farmer Dynasty o
o simile. Tutte le casse di questo villaggio sono vuote, quindi direi che non qua manca proprio malissimo. Non abbiamo niente, non abbiamo un'arma, non abbiamo assolutamente niente, non abbiamo manco un piccone. Abbiamo fatto piazza pulita degli alberi qui, la stiamo facendo là nella zona di della mia casa, però insomma in questo video siamo riusciti a finire la casa. Non ci siamo levati il dubbio di quanto duri una giornata, ma abbiamo visto che comunque la giornata non è durata tantissimo, il tempo di parlare la volta scorsa una ventina di minuti, facciamo 15, e di un'altra decina qui sui 20 minuti fino ad arrivare da mattina a sera, insomma, quindi non tantissimo. Ora non ci resta che esplorare in alto, infatti vediamo l'ora, siamo già a metà, no, forse no, è metà, sì, siamo a metà della giornata. Vedete che ogni stagione dura 3 ore, no? 3 giorni, scusate. Siamo nel secondo, perché siamo nella seconda attacca di quella mezzaluna, e siamo a metà della giornata, quindi dovremmo essere a mezzogiorno, e a metà giornata, forse anche oltre mezzogiorno, comunque... poi ci sarà l'ultimo giorno e poi ci sarà l'estate, e io sono tremendamente indietro come le palle dei cani, perché non ho fatto assolutamente nulla. Non riesco onestamente a capire adesso qui come andare avanti, poi se qualcuno di voi lo ha giocato più di me può sicuramente consigliarmi. Ho fatto questo, mi servirebbe uno skinny knife per addomesticare, una wooden spear, log mi servirebbe, una torcia. Facciamo subito, magari prima di chiudere, facciamo un log, così almeno stick, prendi il log, forse ce l'ho già qui, perfetto. Quindi facciamo una lancia e abbiamo anche un'arma a questo punto, che va, se ne va dritta al tasto 4, quindi abbiamo la lancia con cui possiamo andare a cacciare. E niente, adesso io mi avventurerò un attimino nella foresta per vedere cosa c'è, però non abbiamo ancora nulla, cioè abbiamo la fortuna di trovare dei sassi che non sono molto diffusi dove eravamo noi prima, infatti sulla mappa. Poi vediamo l'insediamento, la casa che abbiamo fatto, l'abbiamo fatta qui, di là c'è dell'altro. Ci sono dei punti esclamativi, perché in pratica non vi ho detto la volta scorsa che il gioco vi consente di agire in due modi, di seguire la storia, quindi facendo le varie quest, o fare quel cavolo che volete, quindi sviluppare il vostro insediamento da soli e quindi di portare avanti la vostra dinastia indipendentemente dalla storia. Adesso io non so dirvi dove si vedano le mie statistiche, la mia età, insomma, se invecchio, se sto per morire, non lo so. Però intanto arriviamo in cima a quella collina lì e vediamo che cosa si cela dietro, perché stiamo andando proprio nel centro del continente, dovrebbe esserci anche un lago più avanti. Là c'è un animale, infatti giusto che vediamo anche queste cose, non rimaniamo focalizzati a quel punto lì. Qua mi serve un arco o qualcosa, perché non possiamo pensare di abbattere un cervo così, un cerbiato, quello che è. Lì c'è una recensione. Speriamo di non incontrare l'incubo di tutti i survival, chiamato anche l'orso, perché non vorrei escludere, ma potrebbe anche esserci. Da quanto ho visto, la mappa dovrebbe essere sempre questa, quindi... Però diciamo che spero tanto che il gioco venga portato avanti, perché l'inizio è assolutamente promettente. A parte che il glitch lì dell'animale che salta e scompare e riappare, ma ci può stare. Parliamo sempre comunque di produzioni, diciamo, molto più tendenti a un indie che a un doppio, a un tripla A. Abbiamo fatto il giretto e non abbiamo visto niente più di tanto, però molto bello anche il fatto di vedere là il fiume da cui arriviamo, che fa il giro e poi va verso casa nostra, e da quell'altra parte dovremmo poter vedere il lago in lontananza, dove magari andrò a breve. Adesso io devo mangiare qualcosa assolutamente, perché dovessi morire mi sa che dovrò ricaricare la partita. No, il lago non si vede perché è nascosto dietro gli alberi, però lì dietro dovrebbe esserci un lago. Diamo un'occhiata a quello che abbiamo da mangiare. Io adesso a questo punto, vedete, la condizione va a scendere, quindi a parte gli strumenti che si danneggiano, dovrebbe anche andare a marcire il cibo.
Quindi mi dice, mi dà più 10 alla vita questa erba, ma in realtà io no, io voglio mangiare, quindi mangio la mela, mangio 4 mele e non ho curato niente di fame, mannaggia. È carne secca, mangio. Questo cos'è? Mangio questo. Sì, questo mi ha curato parecchio. Dovrei cucinare, dovrei cacciare qualcosina, dovrei iniziare a coltivare, se solo riuscissi a capire come diavolo fare a coltivare, perché la zappa ce l'ho, però vedete che non mi coltiva. Voglio capire se è effettivamente un problema di gioco, insomma, perché leggevo già di qualcuno che aveva dei problemi con la coltivazione, diceva che era rotta la coltivazione, quindi magari potrebbe essere anche questione di attendere qualche nuova patch. Ora mi tocca tornare a casa. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo secondo episodio, ma soprattutto cosa ne pensate di questo titolo, e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!